tutti, io sono il presidente dell'associazione culturale Alder e daremo una piccolissima, una durata più breve, dissertazione sul, diciamo, sulla, rendiamo il conto all'interruzione in questo contesto, in questa, cioè, della massima espressione, insomma, della, in questo momento della, del movimento del vintage computing, la rete computing, come dovremmo parlare oggi a livello nazionale, come, diciamo, a livello dispositivo di contenuti, anche sia da parte di enti, associazioni, ma anche di semplici appassionati. Quindi rendiamo conto del nostro, anche se probabilmente interessa soltanto a noi, dello stato diciamo del nostro progetto associativo. Allora, il nostro progetto associativo, questa è un'associazione culturale, la relazione nasce da me, io sono il presidente, la sorella, sono la sorella, la relazione nasce da me, il professor Stefano Felici, che è uno dei nostri soci fondatori e nonché soprattutto professore ordinario presso il Dipartimento di Informatica dell'Università, passo il professore associato, scusami, del, presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Bari. Quindi cos'è l'associazione culturale Culo del Tropico? Innanzitutto è un'associazione culturale ed è formalmente registrata ed è operante sul territorio dall'ottobre del 2012. Iscritta all'albo dell'associazione culturale del Comune di Bari, qui una piccolissima, un piccolissimo aneddoto velocissimo. Abbiamo avuto difficoltà a farci registrare come associazione culturale dal Comune di Bari, quindi potete immaginare da questa difficoltà a portare avanti un discorso associato al retro computing o al vintage computing, che si voglia dire, perché nel nostro territorio, un territorio che sebbene abbia la seconda per storia, la seconda facoltà di scienze dell'informazione in Italia, sul dopo Pisa nel 71, se correggimi se sbaglio, e Bari è stata fondata nel 72, eppure diciamo, il dibattito culturale sulla storia dell'informatica è diciamo, per essere quindi è scarso, è latente. E quindi abbiamo avuto difficoltà proprio ad iscriverci all'albo delle associazioni culturali, perché la cultura Bari è, la pittura è giustamente, voglio dire, è solo la pittura, è solo una, la musica prevalentemente, terra di musicisti, Bari è terra di musicisti, quindi musicisti abbastanza poco. Infatti senza che qualcuno la musica adesso non la fai. Beh, insomma, conto con un dibattito personale.